in tempi di coronavirus è davvero importante. Il lavoro solidale svolto dall'arma dei carabinieri nel sostegno dei più deboli e delle persone in difficoltà. Tanti gli esempi che giungono da più parti, dalle isole di Ischia, e dalla Terraferma. Ma quelli che stiamo affrontando in questi giorni sono solo alcuni episodi di un elenco di gesti molto più ampio. Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia di questa signora in difficoltà. La sua abitazione era rimasta senza energia elettrica perché era staccato il contatore dell'energia. Ma la richiesta di aiuto è stata immediatamente raccolta da alcuni carabinieri che si trovavano in zona. I militari gli hanno immediatamente risolto il problema rispettando il contatore, collocato in un posto poco accessibile. È accaduto sull'isola Vecchia, nel comune di Forlì. Sull'isola di Capri, i carabinieri hanno aiutato una signora che doveva ritirare una bombola di ossigeno. Due militari, venuti a conoscenza delle esigenze della donna, sono entrati in farmacia e sono fatti consegnare la bomba di ossigeno e l'hanno trasportata a casa fino all'abitazione dove si trovava il marito, per una grave patologia. I militari hanno poi provveduto anche a riportarli dietro la bombola vuota. Passatissimo, inoltre, un uomo che vive insieme con il padre e la madre, molto anziani, ha confessato di avere un lavoro puntuale e di essere in serie difficoltà a causa della chiusura di gran parte delle attività produttive. I carabinieri della locale Torrenza non sono rimasti insensibili da parte del grido d'aiuto dell'uomo, a cui hanno spostato e donato decine di prodotti, non solo alimentari, e garantito disponibilità e vicinanza alla famiglia. A Capitaliano, i militari hanno donato cibo e due mascherine a una coppia di anziani. A Villarista, infine, i carabinieri hanno anche aiutato un uomo senza alcun lavoro, se non riusciva a garantire sostentamento alla moglie e alle due figlie di